Davide, per te comunque un ritorno a casa, che per te comunque che sei di Massalo Brenze, oggi affrontavi la squadra comunque della tua città e oggi la Nocerina ha compiuto comunque un grosso passo in avanti verso la conquista della Serie D. Sì, sapevamo che oggi su questo campo sarebbe stata una partita difficile. Sappiamo per Massalo Brenze che nelle ultime partite ha sempre fatto risultati, ha fatto pochi gol, quindi l'abbiamo presa con le molle, siamo di qui concentrati, abbiamo fatto un grande approccio e poi siamo riusciti ad andare in gol. Fortunatamente sono rimasti 10, quindi è venuto tutto più facile creare azioni e andare a segno. Infatti era come numeri, comunque il Massalo Brenze era un avversario ostico, la Nocerina veniva da 13 vittorie e un pareggio nelle ultime 14 gare, il Massa comunque era la seconda migliore proprio dopo la Nocerina. Segnare 3 gol a questa squadra comunque non era per niente facile. No, sicuramente, questa è una squadra che l'avvento di Giulio Russo comunque ha sempre fatto risultati, ha blindato la difesa perché comunque per una squadra che si trova lì giù avere la seconda migliore difesa di giro di ritorno è una cosa non da poco e quindi noi siamo venuti qui, te l'ho detto, concentrati perché sappiamo che questa è una squadra difficile, io conosco Mastro Pese, quindi ho avvisato i miei compagni che oggi non ci potevamo permettere di fare passi falsi. Infatti, qual è il tuo pensiero, per un augurio per la gente di Massalo Brenze? Vabbè, io essendo di Massalo Brenze voglio che Massalo Brenze raggiunga quando prima la salvezza diretta, però comunque è un campionato difficile, sono tante buone squadre che lottano lì giù e quindi spero che o diventiamo i play-out riescano a centrare la salvezza.